Signori ascoltatori, buona giornata, bentrovati per questo nuovo incontro, l'incontro ormai settimanale con AdiConsum, l'associazione difesa dei consumatori. Ricordo che chiunque volesse contattarci, volesse eh, eh, sentire i nostri pareri, ha necessità di assistenza o consulenza può rivolgersi al nostro ufficio previo appuntamento l'appuntamento è un po' d'obbligo proprio per evitare che ci siano delle file inutili lunghe o magari rischia di non essere ricevuti una telefonata al 0781 673429 e vi fisseremo un appuntamento per poi ricevervi e dedicarvi il tempo necessario per risolvere eh, il vostro problema bene eh, Oggi vorrei parlare di una cosa d'attualità, ma poi vi darò alcune risposte a, ad alcune domande che mi sono state rivolte. Come sapete dal 30 giugno è in vigore il POS. Il POS è quella macchinetta che usano i commercianti per eh, ricevere i pagamenti delle merci o delle prestazioni, se sono professionisti tramite il bancomat. Quindi la legge impone tutti i commercianti o professionisti ad adottarsi di questa macchinetta per dare la possibilità agli utenti e consumatori di poter pagare col bancomat le cifre superiori ai 30 euro. Quindi il commerciante adottandosi di questa macchinetta Dovrebbe avere meno liquidità e in teoria, secondo i legislatori, questa possibilità di pagamento tramite eh, POS degli importi superiori sui TreTero dovrebbe aiutare ad evitare l'evasione fiscale. Ora, mh, ci sono alcune cose che mh, non sono ben chiare, comunque non abbiamo capito perché questa imposizione ai Commercianti e ai professionisti di usare il POS, anche gli artigiani ovviamente, l'obbligo di averlo, ma non sono sanzionati se non ce l'hanno, quindi mh, non si capisce, devi averlo, però se non ce l'hai non succede niente. L'utente invece, il consumatore, ha la possibilità di chiedere al commerciante: Io voglio pagare una spesa di 30 euro col bancomat. se il commerciante non ce l'ha, l'utente può benissimo dire ciao, arrivederci, vado da chi ce l'ha. Questo è quello che potrebbe ottenere e succedere. Ma andiamo un pochino in fondo alla situazione. Avere il POS per i commercianti è una spesa, una media, il post queste famose macchinette, costano un affitto o mensile più o meno, varia dai 10 ai 30 euro, quindi stiamo parlando di 100-150 euro l'anno, direte non sono grosse cifre, ma è una cifra aggiuntiva al commerciante, all'artigiano, al professionista. Inoltre ogni transazione, la transazione è il momento che io pago viene registrata la cifra, trasmessa alla banca per poi trattenerci soldi ecc. ogni transazione mediamente costa dal 2 al 3%, 0203. e chi fa tante transazioni, pensiamo ai grossi centri commerciali sono soldi, ma pensiamo anche al piccolo commerciante che per ogni azione, per ogni transazione paga una commissione a chi? Alle banche. Le banche, tranquille, hanno i loro soldi lì e avviene la richiesta di spostare un conto dei soldi da un conto corrente all'altro e per ogni operazione viene pagata. Ma quindi il favore che lo stiamo facendo, forse alle banche perché gli ammettiamo il lavoro, quindi la possibilità di rendita, non certo al commerciante, non certo all'utente, al consumatore, perché il commerciante, l'artigiano, questi soldi che spende, non penso che voglia rimetterceli dal suo reddito, che spesso e volentieri è basso per la crisi che abbiamo, ma tenterà di recuperarli come? Aumentando i prezzi. Un prodotto che prima ti davo a un euro, oggi te lo darò a un euro e dieci perché ho delle spese aggiuntive che lo Stato mi impone. Quindi non chiamiamola tassa, chiamiamola un prezzo aggiuntivo di spesa. Ma vediamo anche il lato economico, il lato igienico. Immaginiamoci di andare in una barcelleria. Acquistiamo un chilo di fettine, un po' di macinato, della salsiccia, quello che vogliamo. Il macellaio ovviamente prende le carni, le lavora, il taglio, la pezzatura che ci interessa, ci serve. Ecco che le diamo il bancomat. Che deve fare il macellaio? Alt, fermi tutti, vado là, mi lavo le mani e poi torno? Dovrebbe, altrimenti prende il bancomat mette nella macchinetta, fa l'operazione e via. Sporca la macchinetta, unge il bancomat o comunque se non è unto ci sono diverse mani che lo toccano e c'è un passaggio non so fino a che punto igienico e pulito e comunque ci può essere anche una trasmissione di qualcosa che poi ci genera dei danni. E quindi e, ci sono anche perdite di tempo. Col contante si va, si paga e un attimo il passaggio dei soldi è la stessa cosa eh, per la questione dell'igiene perché si dovrebbe dovrebbero lavorare i commercianti con dei guanti, quindi toglierseli eh, e utilizzare, però il passaggio dei soldi e del banco avviene. Questo problema qui, quindi, eh, tornando all'inizio, il discorso dei POS, l'obbligo fino ai tre, oltre i 30 euro, è un fatto positivo. Ripeto, il commerciante, è obbligatorio, il commerciante è obbligatorio che ce l'abbia, ma se non ce l'ha non è sanzionato e quindi non capisco che obbligo ci sia. L'utente, dice il legislatore, invece di andare in banca a prelevare 500 euro, poi con quei 500 euro andare in giro a pagare 30 qui, 50 lì la spesa, un rifornimento di benzina o altro non vai in banca vai direttamente con la banca con la, la carta di credito o il banco ma te paghi quindi ci saranno meno circolazioni di denaro, meno possibilità meno rischi di furti o smarrimenti di denaro. quindi il legislatore dice vogliamo agevolare questo fatto però chiaramente ne complica degli altri ma quello che interessa a noi è il rischio e che ci siano anche per questo degli aumenti perché chi pagherà le macchinette, gli affitti o le commissioni per ogni transazione vorrei in qualche modo recuperare le spese e dove le recupera? Sul solito consumatore. Siamo tutti consumatori, però se dobbiamo pagare le tasse, che sono tantissime, eh, perché di tasse ne parliamo spesso, ma IVA, IRA, Paese, Tari, Tasi. In addizionale comunale, addizionale eh, regionale, bollette luce con i ricarichi, bollette gas o bombe gas con i ricarichi, telefonie con i ricarichi, abanoa con i ricarichi, la benzina con i ricarichi, quindi tasse sempre comunque di più. Eh, adesso si parla anche dell'aggiornamento del bollo auto, dell'aggiornamento de, delle rete catastali, quindi tasse sempre. E adesso ci troveremo anche questo ricarico, perché non lo, nessuno lo dice, ma è ovvio e logico che finiremmo così, che l'aumento, il costo delle transazioni, dell'affitto delle macchinette, alla fine lo pagheremo noi, perché il commerciante dice ma devo pagare io, me lo stai obbligando tu Stato e allora li recupero. Ecco, quindi non so quale sia la valenza e l'utilità di questo POS, sappiamo solo che è obbligatorio ma senza sanzioni sappiamo solo che l'utente ha possibilità di pagare col bancomat le cifre superiori ai 30 euro ma se il commerciante non ce l'ha gli chiederà i quattrini e se non ce l'ha l'artigiano pensate al meccanico che sta lavorando lì con grassi e olio lascia tutto, prende il bancomat va lì, paga eccetera comunque non sono cose agevoli e poi soprattutto 30 euro e pochino, Dai. io direi che la soglia sarebbe maggiore portarla a 50 o 100 euro. Ma poi soprattutto, se è vero che si fa anche e soprattutto per eliminare l'evasione fiscale. Io un suggerimento ce l'avrei, ma non conto niente, lo dico a, a voi ascoltatori. Per pensarci un po' se è una cosa logica o meno, si dice che c'è l'evasione fiscale perché non chiediamo la fattura oppure quando ci fanno la fattura eh, i professionisti non la versano, fanno fatture false, eccetera, eccetera. E se spostassero il versamento dell'IVA invece di pagarla a noi in fattura, quanto fa l'acquisto di un frigorifero? Mille? 1000 no, mille più IVA 1200? No mille, ti do mille, io ho la fattura, scarico la spesa in modo che risulti che l'ho comprato, oppure ti pago il netto alla spesa e l'IVA la pago io. A fine anno ho tutte queste spese e le pa la pago io, così non c'è possibilità di evadere, ci sono le fatture a nome mio, ritracciabili e così, o altrimenti... Ripeto, ognuno di noi scarica tutte le spese e la vedrete che chiederemo le fatture e gli scontrini perché ci conviene, al di là dei probabili sconti che ci fanno. Bene, lasciamo questo argomento. Parliamo adesso di, di una cosa cui forse non c'è molta chiarezza. Parliamo dei canoni d'affitto. Allora, voi sapete benissimo che in Italia la proprietà eh, è sacra e quindi tutti noi, la maggior parte eh, degli italiani tenta di farsi la casa, di costruirsi una casa per avere una garanzia, una sicurezza per il futuro, anche se poi questa casa è tartassata di tasse. Non tutti però ce la fanno, o c'è chi non gli conviene o chi per lavoro dovendosi spostare eh, abitualmente non conviene avere una proprietà. Allora va in affitto. Chiede la casa in affitto. La nostra legislatura prevede due possibilità: canone libero o canone concordato. Cosa significa? Il canone libero è una contrattazione tra le parti. Io vado da signor Ichis, proprietario di casa, e chiedo: "Senta, ho necessità dell'appartamento, me lo affitti?". Il proprietario mi dice: "Ok, però a queste condizioni voglio 100 euro al mese. Contrattiamo e alla fine, ok, 100 euro. Quindi quello è un canone libero contrattato tra le due parti, vale 4 anni, con possibilità di rinnovo per, qual, per altri 4 anni, qualora una delle due parti non dia disdetta, le disdette poi vanno chiaramente modificate. Quindi è un contratto libero. 4 anni più 4. Ovviamente eh, anche il canone quando si paga costa al proprietario che su quello è un guadagno e paga le tasse, paga la tassa di registrazione annuale e paga la tassa di registrazione all'atto del deposito del contratto. Poi ci sono i canoni concordati, la differenza. Il canone concordato e un canone fatto secondo alcuni parametri. Allora, le associazioni degli inquilini e le associazioni dei proprietari e con i comuni fanno degli accordi e in base a degli accordi stabiliscono che la città, il comune, va diviso in varie fasce, zona centrale, semicentrale, periferica, eccetera. Ogni appartamento gli si danno delle linee, quindi gli si verificano le condizioni, se è nuovo, in ultimo stato, eccetera, se ha dei servizi, che ne so, acqua, doppi vetri, riscaldamento, eccetera. In base a questi parametri si stabilisce la quota da applicare a metro quadro, quindi l'affitto. Quindi l'affitto non è libero, lo decide il proprietario, ma il proprietario. In base a dei parametri già concordati si stabilirà la quota d'affitto, che è normalmente, quasi sempre, inferiore al canone libero. Ci sono dei vantaggi. Primo, per il proprietario, il canone eh, dura l'affitto il contratto dura tre anni con possibilità di rinnovo per altri due, quindi un totale di 5, non otto e quindi un lasso di tempo più breve dove, alla scadenza dei 5 anni, uno comunque il contratto si disdice e può rinnovarlo variando i prezzi. Secondo, il proprietario ha una sensibile riduzione delle tasse una sensibile riduzione fiscale sul canone d'affitto, una sensibile riduzione nella trascrizione, nella registrazione del contratto e anche nella, nel rinnovo contrattuale annuale. L'inquilino, oltre ad avere un canone certo, quindi chiaro, mh, non imposto, ha la possibilità di detrazione di tasse sull'affitto in base al proprio reddito fino a 30.000 euro circa può detrarre più o meno 500 euro e a, giù a scalare in più l'inquilì il proprietario ha la possibilità di avvalersi della cedolare secca la cedolare secca cosa è? è un'imposta che sostituisce le varie tasse sulla Fitto. però è nettamente inferiore e lo Stato favorisce coloro che fanno l'affitto concordato, invece di pagare il 20% pagano il 10% più o meno di tasse. Quindi c'è una serie di agevolazioni per cui si consiglia, si consiglia a tutti coloro che devono prendere in affitto o dare in affitto un appartamento di avvalersi della posta legge che è la 431 del 98 sugli affitti. Ovviamente non tutti i comuni possono applicare questi affitti perché la legge prevede che gli affitti siano i concordati siano applicabili nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta densità abitativa. Quindi saranno i sindaci a far richiesta all'apposto ministero per dichiarare che l'oro è un comune ad alta intensità abitativa per poi poter avere le agevolazioni da trasmettere ai cittadini. Inoltre tutti i cittadini titolari di, di un contratto d'affitto, in questo caso sia concordato sia Decano Libero, possono accedere ai contributi comunali che poi sono o delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni e dalle regioni ai comuni per dare un aiuto a coloro che sono in affitto. Ovviamente ci sono delle domande da fare delle, in base al reddito che uno ha, in base alla cifra che uno paga, insomma ci sono dei parametri da rispettare che comunque andando negli apposti uffici comunali, nell'ufficio patrimoniali dei comuni vi daranno le giuste risposte, le percentuali e le modalità di iscrizione per avere questi contributi. C'è una serie di agevolazioni. E quindi, ripeto, è consigliabile a tutti di rivolgersi al mercato che offre gli affitti concordati anziché quelli del mercato libero. E volevo consigliare chi in affitto o chi deve dare in affitto o prendere in affitto una casa è consigliabile che il contratto sia fatto, regolarmente registrato perché oggi, al contrario di tempo fa, ci sono controlli più stringenti, controlli giusti per evitare l'evasione. Quindi la Guardia di Finanza, gli organi preposti stanno controllando attentamente se le case sono affittate con regolare contratto o meno. E il regolare contratto, badate bene, deve essere rispettoso della cifra imposta nel contratto. Se io affitto una casa a 200 euro al mese, devo pagarne 200. Non è che il proprietario mi scrive 200 però poi ne pretende 300. Questo non è ammissibile e questo va denunciato. I contratti nero, se ne esistono, sappiate che oltre al controllo la Guardia Finanza può fare sulle case, controlli incrociati, con le utenze, luce, telefono e acqua controllano. Qualora qualche contratto non sia registrato, il proprietario non lo voglia registrare perché così ha tutti i soldi e non paga tasse, l'inquilino può denunciare il fatto direttamente all'Ufficio delle Entrate e l'Ufficio delle Entrate gli renderà valido il contratto ma stabilirà l'Ufficio delle Entrate l'entrata del contratto che non è più un contratto concordato ma in base alla renta catastale, quindi almeno almeno il 50% di sconto quindi non conviene fare i contratti in nero per diversi motivi prima per rispetto della legalità rispetto delle persone e poi perché? Ci si rimette, se sbagliando, in queste cose. Ehm, vi ricordo che in caso d'affitto il contratto va registrato entro i 30 giorni. Inoltre va denunciato alla polizia il nuovo inquilino. E qui si hanno, se non ricordo male, 48 ore di tempo. Fatto il contratto, il proprietario va alla questura tramite un modulo, dichiara da oggi, da ieri, in questo mio appartamento risiede la famiglia X. Questo per evitare, teoria, parlo una cosa ipotetica, che il nuovo affittario sia una persona non corretta, diciamo così, e quindi l'inquilino, il proprietario rischia di essere accusato di dare ospitalità a persone non corrette. Invece... Io ho deposto il contratto, guarda che da oggi abita questa persona, quindi io sono tranquillo. Sono proprietario che deve ricevere mensilmente il quantum e poi non ho altre responsabilità. Ricordatevi pure che gli quando si prende in locazione un appartamento il proprietario generalmente pretende, giustamente, almeno due mensilità a fondo, le due mensilità servono per quando scade il contratto, qualora l'inquilino lasci l'appartamento in condizioni disagiate, disastrate, insomma, che addegnato l'appartamento il titolare ha quei soldi per riparare i danni se bastano, se non bastano lo denuncia per pretendere la differenza. Questi soldi vanno messi in un libretto apposito. Non sono nella disponibilità del titolare, sono depositati in un libretto dove si parla affitto di tale appartamento, eccetera, non sono nella disponibilità e fruttano interessi annuali, fruttano una parola grossa, perché ora sappiamo che gli interessi nei libretti sono zero, eh? o addirittura in qualche caso anche sotto. Però, questo è il dispositivo della legge, quindi ricordiamoci che ci sono questi, questi contratti, ovviamente poi ci sono le varianti per i contratti a tempo, non so per chi va a studiare fuori, per chi è lavoro e trasfertista, quindi viene trasferito per pochi mesi e non può fare un contratto di anni. Ci sono i contratti... ...diciamo turistici... ...per coloro che prendono una casa al mare per 10 giorni, 20 giorni... ...qui sono diverse modalità... ...per i contratti sotto i 30 giorni non c'è l'obbligo della registrazione... ...ma è sempre bene farlo per iscritto perché... ...si può essere sottoposti a controllo, a verifica... ...e quindi anche su quei soldi... ...bisogna pagare le tasse. Bene, sul mondo affitti siamo disponibili, chiaramente mh, non ho spiegato tutto, solo grosse linee come ci si comporta i diritti che abbiamo, però qualora ci fossero necessità sappiate che eh, la D-Consum è a disposizione per dargli le informazioni. Vi ricordo che siamo a Carbonia, eh, la sede provinciale a Carbonia, in via Mazzini 41, siamo presso la CISL, il sindacato CISL che oltre ad aver promosso la di consul ci ospita, ci dà sostegno noi siamo on, quindi nella sede della CISL abbiamo il nostro ufficio chiamate per telefono o via mail se preferite e noi vi fisseremo l'appuntamento appunto per sentire i vostri problemi e possibilmente darvi le dritte giuste per risolverli e adesso ho sempre ehm, è un discorso che è molto legato agli affitti. C'è una nuova legge, una disposizione che obbliga, obbliga non è, tutti coloro che affittano o tutti coloro che vendono la casa di avere un documento da inserire nel contratto che si chiama attestato di prestazione energetica. APE, attestato di prestazione energetica. Quindi, questo è già da un anno in vigore, dal giugno 2013 è in vigore questa dispositiva. Allora, l'APE, che è del certificato di, energe di ener efficienza energetica, prende in considerazione i consumi legati al riscaldamento, al raffreddamento degli ambienti, all'illuminazione artificiale, e alle produzioni di acqua calda, nonché all'eventuale presenza di fonti di energia rinnovabile in base alle proprie caratteristiche e ai consumi dell'immobile. Quindi tutti coloro che danno in affitto la casa o vendono, in questo caso tutti coloro che prendono in affitto la casa o che acquistano, devono pretendere questo documento, l'APE, ripeto, attestato prestazione energetica. Chi lo fa? Un professionista, un ingegnere o un geometra, ma sono gli ingegneri in genere abilitati a questi controlli, vanno contattati. Gli ingegneri andranno sull'appartamento, verificheranno se le, le condizioni sono ottimali o sono nei limiti previsti dalla legge e rilasciano il documento. A questo punto si può affittare o vendere. Qual è il problema? Anche <ride> qui, sempre due cose. È un giusto provvedimento, diciamo, perché giustamente chi prende in affitto acquista vuole garanzie sulla, sulle prestazioni energetiche dell'immobile, però ha un costo. Il mercato è variegato, dipende dalla tipologia dell'appartamento, dalle macchinari che ci sono, insomma. Dalla vettusta o meno, vecchio o nuovo l'appartamento, comunque ha un costo che varia dalle 150, 200 alle 400, 500-600 euro. Dipende, questo non abbiamo una certezza perché ogni professionista ha il suo costo, ogni appartamento è diverso dall'altro quindi ci possono essere modalità e condizioni differenti per cui varia il costo. Il problema è che è un costo e quindi il proprietario deve supportare questo costo, perché è a carico del proprietario. Ce lo rimette lui o lo ricarica in qualche modo all'inquilino aumentandogli l'affitto, magari di pochi euro al mese, però in modo che recuperi tutta la cifra nel tempo. Non lo so, anche queste sono tasse. E quindi il discorso di poco fa, tasse su tasse, tasse su tasse. E come dobbiamo fare? Non lo so, questo è comunque solo disposizione di legge. Ripeto, è giusto che ci sia una garanzia, eh, specialmente per gli appartamenti vecchi. Però chi si deve accollare la spesa? Il proprietario? Sì, il proprietario. Purché se la accolli e non la trasmetta all'inquilino. Comunque ricordatevi che questo è un obbligo e non bisogna prescinderne, a farne a meno. E a proposito di tasse, oggi parliamo di cose simpatiche. Bollo auto. Il bollo auto sappiamo benissimo che è dovuto al PRA. Quindi al pubblico registro automobilistico che poi è un ente di Stato, è dovuto al PRA da tutti i possessori di un'auto, un veicolo, un motociclo, eccetera, di un autoveicolo. E sono responsabile fino al giorno, ultimo giorno utile per il pagamento. Allora, eh, questo l'ho premesso perché la domanda è. Sto vendendo la mia autovettura, tra pochi giorni scade il bollo. Devo pagarlo io o il nuovo proprietario? Allora, il responsabile del bollo è colui che all'atto della vendita è proprietario. Io vendo la macchina il primo agosto, allora, se il bollo scade, è quattro mesi, che ne è ad agosto, quindi devo pagarlo prima, sono responsabile fino alla scadenza. Scaduto il bollo, subentra il nuovo proprietario. Quindi, se era già in vigore, lo paga chi era vecchio proprietario. Se scade, il nuovo proprietario dal momento della scadenza. Anche questo sappiamo che, facciamo un esempio: se il bollo scade a dicembre e va pagato entro il 31 gennaio seguente. Si tratta del primo bollo. Invece se il pagamento va effettuato entro il mese di immatricolazione dell'auto, questo si individua dalla circolazione, o se cade nell'ultima decada del mese entro l'ultimo giorno successivo lo deve pagare il vecchio proprietario. Quindi mh, è una regola mh, ovvia, mh, quindi evitiamo di ma pago io, pago. Il giorno che ho passato la macchina, che vendo la macchina, chi era eh, il bollo? Era già scaduto? Se era scaduto o in corso di scadenza, vecchio proprietario. Come scade? Se lo prende in carico il nuovo proprietario. E ricordiamoci che i bulli vanno pagati, poi ci pensa la motorizzazione a richiamarci qualora non lo paghiamo perché va tutto rigorosamente eh, registrato. C'è la sensazione che purtroppo ci sono in vista aumenti per il bollo ma anche questo aspettiamo un pochino perché purtroppo oh, non, possiamo farne, non possiamo farci niente. Dobbiamo solo subire tasse su tasse anche se siamo convinti che pagando più tasse sì forse c'è qualche introito maggiore allo stat nello Stato per pagare i debiti, ma indeboliamo l'economia, indeboliamo le famiglie, quindi non avremo più possibilità di spendere e spendendo meno alla fine è un boomerang che si rivolge allo Stato, spendiamo meno, non abbiamo soldi, quindi incassate meno. Penso che la soluzione migliore sia un atto di coraggio, un taglio drastico alle tasse in modo che il cittadino ha più risorse, più possibilità di spendere e spendendo. C'è l'IVA, il consumo della merce, chi la fabbrica ha più lavoro, avendo più lavoro assume più persone e quindi paga anche più tasse allo Stato. Questo dovrebbe essere il circolo virtuoso, non so fino a che punto lo Stato ci crede. E l'altra cosa penso abbastanza semplice.